Senatore Arrigoni, che cosa è emerso al Comitato di Schengen? Abbiamo udito questa mattina il direttore generale delle politiche dell'immigrazione e dell'integrazione, il dottor Natale Forlani, il quale sostanzialmente ha confermato la bontà delle idee che la Lega Nord sta dicendo da anni sull'immigrazione. Che cosa ha detto? Che non ci possiamo più permettere le politiche della gestione dei flussi dell'immigrazione generica. E poi una cosa che mi ha fatto sobbalzare è che la sanatoria che è stata fatta nel 2012, come peraltro anche quelle precedenti, sono state devastanti per il nostro paese, perché anziché far emergere il sommerso, questo sommerso è notevolmente aumentato. Quindi una musica per le nostre orecchie, sostanzialmente ha sconfessato le politiche che il governo sta attuando da diversi anni. E soprattutto non coincide molto con la linea che il ministro Chienge sta portando avanti in questi mesi? Assolutamente, assolutamente no. Viviamo in una situazione di crisi economica che ormai perdura da diversi anni. Diverse centinaia di migliaia di immigrati sono disoccupati, costano molto alla comunità. Peraltro un altro dato che è emerso è che il saldo tra le tasse versate dagli immigrati rispetto ai servizi che questi fruiscono e le rimesse che questi fanno verso i loro paesi d'origine è un saldo negativo. Quindi tutte le balle che quelli di sinistra hanno raccontato che gli immigrati portano beneficio e soldi al paese sono stati completamente smentiti.